Hello witches, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Martina. Nello scorso video vi ho detto che c'è un colore che odio, non odio nessun colore, ma è un colore che odio con il quale truccarmi. Ieri ho fatto vedere alla mia migliore amica mentre stavo preparando il video, questo video, il colore, le palette e i rossetti che ho scelto per questo video e lei era sconvolta perché ha detto ma questi sono tra i miei colori preferiti e io ho detto lo so. Sono colori che a molte persone piacciono tantissimo, quasi alla maggior parte della popolazione che si trucca. Però purtroppo sono colori, perché non è solo un colore, sono una serie di colori che su di me non stanno bene. Mi piacciono da vedere, ma su di me purtroppo non stanno bene. Il colore in questione è il Tortora, il nude marroncino rosato. Vi faccio vedere la palette che ho scelto, anzi le due palette che ho scelto così capirete meglio. Una è la Naked 3 di Urban Decay. Raga, questa palette ce l'ho da un po' di tempo, ma è intonsa, non l'ho mai mai toccata. Ed è una palette che piace tantissimo alle persone. A me no. L'altra palette, sempre di Urban Decay, No Shade Urban Decay, casualmente avevo due palette con questi colori precisi, e la Back Talk è, questo qua c'ha lo specchio che esce fuori, e ha queste tonalità qui. Sia blush che ombretti sono tonalità che a me non fanno impazzire e non piacciono per niente. Magari voi adesso state guardando questo video e starete dicendo, oh mio Dio, adoro queste palette, sono bellissimi i miei colori preferiti. Lo so, che devo fare, ma vi farò vedere che ha un senso ciò che sto dicendo. Iniziamo subito con la palette, cioè c'è ancora la plastichina su questa palette sul vetro e il pennello all'interno ha ancora la plastica intorno. Ho già fatto la mia base, vado a fare il look occhi. Vado ad utilizzare il correttore che userei di solito, lo 05 di Astra. Inizio con questo colore qui e questo. Quest'altro qua, che sono proprio due colori tortora, un tortora più chiaro e un tortora più scuro, e li vado a mettere nella piega dell'occhio. Inizio prima con il più chiaro e lo metto nella parte più esterna. Vi piace questo pucciu, questo nido di rondini che ho realizzato oggi sul mio capo? Guardate come escono bene tutte le sfumature del colore. Passo al tortora più scuro e lo concentro. Io davvero non vorrei odiare mo è un parolone, però vorrei mi piacessero questi colori. Forse per me questi colori non esisterebbero nemmeno nel make-up, cioè per me sono inesistenti. Già non mi sta piacendo il look. Dall'altra palette invece vado a prendere il colore Back Talk, questo qua, questo tortora rosato. Comunque mi sto stimando per la mia pazienza zen in questo momento, nonostante io stia filmando il video, ma mi stanno trapanando tipo in casa, cioè, e non sto impazzendo e non sto bestemmiando tutti i santi del mondo. Wow, Martina, sono fiera di te. Vabbè, questo colore l'ho messo su tutta la palpebra, voilà. Se io dovessi fare una palette tutta mia, non penserei mai e poi mai di mettere nessuno di questi colori. Cioè, nella mia palette ideale non esistono i nude. Zero. Perché penso che sia pieno il mondo di palette con questi colori. Appunto, a parte che a me non piacciono, quindi non la farei mai. Poi voglio usare un po' di shimmerini, quindi vado a prendere questo qui, che è proprio il colore perfetto. Per me, questo marrone tortora, bellissimo, e lo vado a mettere verso la fine dell'occhio. Quando nello scorso video vi dissi che appunto c'era un colore che io odiavo con il quale truccarmi, molti risposero con magari è il grigio, perché tu, visto che sei una persona molto colorata, magari odi il grigio. E in realtà no, perché io feci tempo fa un look totalmente grigio con la palette, quella dei gatti di neve. E mi piacque un sacchissimo, era davvero bello quel look e mi stava davvero bene. Però non ho mai più fatto un look grigio. Dovrei rimediare. Poi non capisco, sto colore è scuro o è chiaro? Perché sembra scuro, ma ci sono colori ancora più scuri qua. Vabbè, lo metto su tutta la palpebra, va? Ovviamente adesso che non ho nulla da dire hanno smesso di trapanare, ma mi sembra giusto, ma è anche ovvio. Prendo la palette questa qui e vado a prendere il colore Curve. E lo metto sempre sulla palpebra mobile. Sono anche colori che non si vedono più di tanto sulla palpebra. Sembra che mi hanno tirato un pugno nell'occhio. Non so se l'ho già detto, non mi ricordo che
che quei lavori mi hanno proprio destabilizzato i pensieri nel cervello. Comunque, secondo me questo colore sul mio incarnato non sta bene perché io, essendo olivastra, vanno a contrastarsi questi colori in modo brutto. Perché, ad esempio, una persona molto molto chiara, questi colori stanno benissimo e sono i colori preferiti di tantissime persone. Allungo giusto un po' l'occhio in modo da rendere giusto un pelino più carino il look. Già oggi sono arrabbiatissima. Arrabbiatissima perché il brand VT, mi sembra si chiami, che ha fatto la collab makeup e skincare con i BTS, mi ha contattato. Io felicissima, però prima di esultare, ho detto: aspetta un momento, siete cruelty free? Io sono una creator cruelty free e lavoro solo con aziende che non testano sugli animali. Loro cosa mi hanno risposto? Che testano sugli animali. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. E mi si è spezzato il cuore in mille pezzi perché ho detto no, volevo così tanto provare tutti i trucchi con i BTS, con le loro facce sopra i trucchi, cioè super cute, invece no, niente, niente da fare, vabbè. Ok, messo il mascara, passiamo al blush. Il blush è questo qui, è questo colore rosa, grigio, tortora. Vi mostro che a me non sta bene. Guardate quanto è grigio su di me. Lo vedo lì in camera. Non potete dirmi di no perché lo vedo. Cioè, è palese come cosa. È un grande no, 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 no,
ne andrò a mettere due e vi farò vedere quanto questi rossetti stanno male su di me. Adesso arriva proprio la parte che chiude questo look. Ancora gli occhi sono salvabili. Questo look occhi non mi rimette in risalto per niente i miei occhi, anzi. Però aspettate di vedere le labbra, perché le labbra sono davvero sconvolgenti. Come primo rossetto ho questo qui, che è lo 02 di Make Up Delight per Cosmify. Questo è uno forse dei rossetti liquidi che ha venduto per primi, che è andato sold out per primi. È uno dei rossetti che le persone hanno comprato di più di tutti, ma adesso vedrete come sta su di me. Non so se avete notato il colore delle mie labbra naturali prima di mettere questo rossetto. Io ho le labbra molto pigmentate e questo colore è più chiaro del colore delle mie labbra, come avete visto, e non le mette per niente in risalto. E questa cosa mi dispiace perché io non ho un marrone nude che mi stia bene. Io metto solo i nude rosati perché non ho davvero nude marroncini, perché è una cosa che mi dispiace un sacco. E questo colore su una persona con una tonalità di pelle molto più chiara della mia è bellissimo. Sopra di me purtroppo mi fa sparire le labbra. E non è lo stesso ovviamente colore degli occhi, ma adesso vado a mettere un rossetto che è molto simile al colore degli occhi, quindi adesso vedrete. Il rossetto liquido che vado ad utilizzare è questo qui di Too Faced. Io vi ho visto già sentendo che state dicendo: oh mio Dio, che bello questo colore, lo amo. Lo so, anche a me piace da vedere, però purtroppo so già come mi starà. Quindi lo vado a mettere, lascio parlare le mie labbra. E ieri la mia migliore amica me li ha fatti provare questi due rossetti perché non mi credeva neanche lei. Questo rossetto, che è il colore Queen Bee, che è uno dei colori che piace di più, secondo me è uno dei colori più venduti, su di me fa effetto morte. Labbra violace, è proprio un colore che secondo me nemmeno se facessi il test dell'armocromia mi uscirebbe, ma ne sono quasi certa. Poi sono una persona così colorata, cioè guardate i miei capelli, ho bisogno di brio nella vita, non questi nudini. Ora che ho finito il look, voglio sapere voi che cosa ne pensate, se secondo voi sto bene con questo look, se invece non ho ragione, che dubito, perché credo di avere abbastanza ragione su questa cosa. Però fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate e quali sono invece i colori che non vi stanno per niente bene e che non usate mai nel make up. Il video è finito, mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua!